Mentre aspettavamo che arrivasse il momento di cominciare, avevo chiesto qualche domanda da fare sull'incontro di giovedì scorso. Sentiamo. Ci segue la parola di contadino e Dio. Sì. Ma non ci sono i danni tra Dio, la parola e la devo, nel senso che il contadino non manda i servi a seminare. No, ci va lui. È lui che serve. Già. Quindi, c'è la parabola. In quella parabola Gesù va all'essenziale. Poi Dio come lo fa quel seminare? Attraverso i suoi servi, gli incaricati di annunciare la parola, di solito. I profeti, gli apostoli, i testimoni, eccetera. Però in questo caso Gesù guarda a chi è che agisce davvero attraverso gli inviati. Per quelli arriveranno altre parabole. E qui l'attenzione è soprattutto sul seme e sull'accoglienza che il seme ha. A livello di parabola o di allegoria? Allegoria, perché l'ha anche spiegato. E invece a livello di parabola? Non lo spiego. Si parla sempre di seme, di colui che semina, e si dice una qualità del seminatore. Uno che non scarta nessuno. Vada come vada per il seme. Anche se si può avere l'impressione che lo faccia per niente, perché che ne sappiamo noi se poi magari tra 10 anni attecchisce qualcosina, o quello che attecchisce subito, che ne sappiamo se durerà? È vero o no? Tanto va dall'acqua al ponte come? Dal ponte all'acqua. E lui comunque è uno che dà una possibilità a tutti, sempre. Che lo cerchino, che non la cerchino, che la vogliano, che non la vogliano. Grazie a lei. Ti interessa o no? Ok, non ti interessa? Ah beh. È chiaro? Comunque non parla di servi, di mediatori, diciamo, a livello operativo, perché proprio centra l'attenzione sull'origine. Chi sta dietro tutto? Chi è che agisce davvero attraverso i tanti che vengono inviati? Cosa dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi? Io ho seminato, un altro ha arato, ma che fa crescere? È Pietro, giusto? È Pietro. Com'è? È Pietro. Tibi? No, che fa crescere? È Dio. Cioè, vi ricordate questa cosa o no? Diciamo che per la verità la prima lettera ai Corinzi l'abbiamo fatta l'ultima volta quando? No, nel 2002, 2003, dai, 2004, ieri, no, sì o sì, non c'eri, eh? Bene, qualche altra domanda? No, la mia non era una domanda, mi sono meravigliato che in Giovanni capitolo 1 si parlava già del terreno e del gentis come terreno predisposto, c'era già un'indicazione della parabola del seme. Beh, Giovanni ha tutta un'altra attenzione. Lui non guarda cosa è venuto prima, cosa è venuto dopo, ma anche lui va all'essenziale a modo suo. A modo suo. Ok? Bene, andiamo avanti allora.